Signori Tuab, questa settimana è molto lungo, quindi spero di fare in tempo, mettetevi comodi, da vedere, da parlare. Vi posso già dire adesso che 1. Mettono le ranked in crogiolo, 2. Martedì inizia il community event, 3. Non lo so, dobbiamo leggerlo, però queste sono le due cose principali. Allora, la stagione sta finendo, ergo, dobbiamo finirla nel migliore dei modi. E qual è uno dei migliori dei modi se non fare un community event, di cui abbiamo già parlato, data mainato e tutto il resto? Sembrerebbe non essere troppo lontano da quello che avevamo già detto, quindi Elixni, dovremo aiutarli a ricostruire il quartiere, in poche parole. Come però? A partire da martedì, cioè da questo reset, arriverà il community event, tutti i guardiani saranno appunto destinati, cioè dovremmo, se ve va, ovviamente non è obbligatorio, se ve va, raccogliere i gettoni del capitano per donarli appunto al quartiere Lixney. Abbelliremo pian pianino tutto il quartiere, ok? Aiutiamoli, esatto, hashtag ragazzi aiutiamoli. Come si prendono questi gettoni del capitano? I gettoni del capitano si possono prendere facendo le casse delle destinazioni, i settori perduti, gli eventi pubblici e, of course, il catch crash e le spedizioni, quindi le attività stagionali o tutto il resto. Non solo, ovviamente, assalti, crogiolo, gambit, il raid e l'attività di Xur. Ok? Quindi un po' dappertutto. In cambio noi riceveremo materiali e uno spettro. Ovviamente ci saranno anche piccole ricompense, che dovrebbero essere quei sacchetti di cui vi ho parlato anche nell'altro video, dove all'interno dovrebbero esserci, che ne so, lumen, polvere luminosa, robe così, insomma. E anche le armi rosse stagionali, se volete. Il community event durerà 2 settimane dalla prossima, per 2 settimane. Quindi, se volete, no, potete fare sta roba semplicemente per gli Elixni, ok? C'è un paragrafo tutto dedicato al sigillo stagionale, che sembrerebbe essere troppo difficile da prendere, e quindi hanno cambiato un pochino di cose. La roba dei Ruffian, che sono dovrebbero essere i manigoldi, è scesa a 10, non più a 50. La roba degli upgrade dei vendor, che doveva essere 23, è scesa a 14. Insomma, hanno sistemato qualcosa. Change the series requirement complete 8 out of 9 trio. Ok, quindi praticamente per il sigillo adesso servirà a completare soltanto 8 trionfi e non più 9. Siccome sicuramente hanno visto che c'è sta poca gente che l'ha fatto il sigillo stagionale. Personalmente il sigillo stagionale non l'ho fatto semplicemente perché secondo me non ne vale la pena, e l'ho lasciato lì dov'è. Quindi anche se adesso devo fare soltanto 10 manigoldi, comunque non lo farò. Si parla di crogiolo, ragazzi. Possiamo andare direttamente qui al paragrafo della playlist update. Quindi, come vi dicevo, crogiolo e controllo e scontro in un'unica playlist chiamata Quick Play. Quick Play che sarà esattamente come il controllo di adesso, quindi con lo skill based matchmaking loose, ovviamente. Il fatto che sia loose e che non sia così super stretto con la skill era già così, si sapeva. Quindi la playlist controllo rimane uguale, semplicemente all'interno ci mettono anche scontro. Poi ci sarà sempre la playlist rotazione, quindi quella 6 contro 6 o free for all. Ogni settimana ci sarà Momentum Control, Pandemonio, Team Scorched, Rift e Rumble, appunto Rissa. Qui, in questa playlist, ovviamente c'è il connection based, ok? Quindi non skill, ma connection. Le competitive e le freelance 3 contro 3. Adesso sarà una playlist dove sarà random 3 modalità: Rift, Showdown e Survival. Qui dentro ci sarà lo skill based matchmaking, ovviamente, ma molto più stretto, perché subentreranno i rank, ma ne parleremo tra poco, perché ci sarà un paragrafo adatto solo a questo. Ricompense: a partire dalla stagione 19 ci saranno ovviamente nuovi trionfi e nuovi sigilli, cioè un nuovo sigillo, ok? Quello del crogiolo, che è quello, il vecchio sigillo glorioso, ok? Il famoso indistruttibile che c'era prima, che adesso non si può, dalla prossima stagione non si può più fare, ok? Perché appunto c'è questo nuovo. Huge Rewards.
Si parla di Lord Shax. Lord Shax con il focusing degli engrammi. Praticamente rientrerà nella stessa categoria di quello che già c'è adesso con Azzardo, l'Iron Banner e le Trials. Quindi piano piano loro stanno cambiando tutte queste modalità, tutti questi vendor le stanno facendo diventare tutti uguali. Prima o poi toccherà anche a Zavala. Quindi fondamentalmente sarà la stessa cosa, soltanto con gli engrammi del crogiolo. E quanto costerà? Ovviamente 10.000 di Glimmer, di Lumen e 50 frammenti leggendari. Ovviamente per poter ridroppare uno stesso pezzo o una stessa arma dovete aver sbloccato quell'arma già in precedenza. Di queste probabilmente la mitraglietta ci sta ancora, l'epitaffio direi che sta bene dove sta, a parte qualche roll. Questo 140 in realtà sarebbe da provare e vedere un attimino, così come la sidearm se non cambia il meta potrebbe essere interessante. E ovviamente c'è il fusione, la stasi, che è buono per il PvE, ma ne abbiamo già parlato. Per quanto riguarda invece le armature, sembrerebbe che nella stagione 20, quindi con l'arrivo di Lightfall, arriverà la possibilità anche di focussare le armature, quelle vecchie, ok? Queste qui sono quelle di The Witch Queen, quindi probabilmente si potranno prendere anche quelle vecchie più avanti. Allora, per quanto riguarda invece lo stendardo cambia modalità la prossima season. Come sapete, ogni volta che c'è una season nuova, loro stanno cercando di pushare in quella direzione cambiandoli sempre modalità. Si chiamerà Fortezza. Fortezza funzionerà così. Il core gameplay, quindi la meccanica principale, sarà quella di tenere le zone, catturare e tenere le zone. Quindi sembrerebbe essere simile a zona di controllo. Ma sembrerebbe che c'è Kayatol che romperà le palle in questa modalità. Anche se non c'è scritto benissimo che cosa succede, ma io qui vedo delle bellissime torrette Cabal. Quindi presumo che sarà una zona di controllo con le torrette Cabal. Quindi immagino che chi prende la zona automaticamente potrà, in base a quanto tempo tiene la zona, potrà far spawnare le torrette che difendono la zona. Molto simpatico. Potrebbe essere molto simpatico. Rewards. Nella stagione 19, quindi le ricompense per quanto riguarda lo standardo della stagione 19, torneranno lo slug e tornerà l'automatico, ovviamente sempre con i perk aggiornati, sempre con le cose a posto e con ovviamente il perk dello standardo, come sempre. E tornano le armi di Destiny 1, ragazzi. Scusate, le armature di Destiny 1. Questo qui è il set del vecchio standard, ragazzi. Ovviamente per voi che non avete giocato Destiny 1 sarà tutto nuovo, ma in realtà queste armature le abbiamo già viste. C'è scritto pure, sono quelle di The Taken King, del Re dei Corrotti. Comunque non so, brutte. Il titano figo. Stregone come sempre super anonimo e cacciatore a forma di lupo, ci può sta. Quindi nell'Iron Banner vero e proprio, che cosa arriva la prossima stagione? L'unica cosa nuova che c'è sarà la modalità, perché poi le armature in teoria su Destiny 2 queste qui non ce le abbiamo, quindi sono come delle nuove armature per le nostre collezioni, diciamo così, anche se visivamente non lo sono. E poi tornano l'automatico e lo shotgun. Si parla di prove di Osiride. Skill based matchmaking. Vediamo un attimino che cosa c'è da dire. Si parla di fire based matchmaking, che è quello di prima, quindi di fare il matchmaking in base a quanti giocatori ci sono nel team, e di introdurlo anche all'interno delle trials. Questo per cercare di evitare di introdurre il freelance mode, quindi la playlist di solo giocatori. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io entro da solo nelle trials, il gioco automaticamente dovrebbe cercare di farmi matchare contro qualcun altro che non è in team. Ok? Questo perché lo stanno facendo? Perché questo è un discorso vecchio che avevamo già fatto. Se all'interno della stessa playlist ci sono due matchmaking, la playlist automaticamente si divide. La player base ovviamente si divide, quindi tutti quelli che giocano le trials in gruppo non incontreranno mai tutti quelli che giocano le trials in solo. E questo ovviamente non fa che aumentare i tempi di matchmaking e aumentare le possibilità di far incontrare sempre le stesse persone. Farlo così dovrebbe essere un po' più giusto e vedremo se funzionerà, se sarà
se funzionerà oppure no, vedremo, non lo so. Per quanto riguarda il Flawless Pool, nella stagione 19 non cambierà niente. Vedremo dei cambiamenti probabilmente nella stagione 20 con l'arrivo di Lightfall. Quindi Flawless Pool rimane, cambiano la roba del matchmaking, ok? Per quanto riguarda le trials. Le mappe, si parla di mappe, Lightfall. Con Lightfall arriveranno due vecchie mappe e una mappa nuova in stile Lightfall. Arriviamo al pezzo cruciale del TWAB, e cioè le competitive. Ci sarà l'introduzione delle divisioni, ragazzi. Le cosiddette ranked, in parte. Vediamo un attimino come l'ha strutturata Bungie. Arriverà un vero e proprio ladder based system, quindi un sistema con le divisioni vere e proprie, quindi non una roba con le ranked fondamentalmente. Quindi non ci saranno più i punti gloriosi, ma ci saranno proprio delle vere e proprie ranked. Ci saranno 7 divisioni alle quali noi potremmo piano piano, insomma, chiunque voglia avanzare: rame, bronzo, argento, gold, platino, adepto e ascendente, che sarà l'ultimo, questo bellissimo viola qui sopra di me. Quello che vogliono fare semplicemente è mettere questo sistema per far sì che i punti, o quantomeno la classifica gloriosa, sia qualcosa che rappresenti di più, tra virgolette, l'esperienza e la skill di un giocatore, piuttosto che il rank dei punti gloriosi che c'era prima, i famosi 5.000 punti. Allora, sembrerebbe che per rankare ci sia un sistema abbastanza particolare che loro stanno cercando di spiegare adesso, ma che dicono che poi uscirà un articolo sull'help di Bungie per spiegare meglio questa cosa. Allora, molto semplicemente, faremo 7 match all'interno della playlist gloriosa. Dopo i 7 match riceveremo il nostro grado, ok, di partenza. Sembrerebbe che il grado di partenza, il più alto che si possa raggiungere dopo i 7 match, sia oro 3. Da lì in poi ovviamente bisognerà grindare per salire. Il rating delle nostre partite, del nostro punteggio, come si calcolerà? Ci saranno 3 cose. Primo è ovviamente come va il match, se vinciamo o perdiamo. Molto semplice. La seconda è l'inflazione di divisione, scritta così sembra un po' strano, ma è questo: quanto siamo lontani dalla nostra divisione, tra virgolette, basata dalla nostra skill. Quindi, che ne so, se entriamo in un match e appunto in queste 7 partite noi facciamo, che ne so, 35 kill, automaticamente c'è questo dislivello che ci permetterà poi eventualmente di salire. E il delta di tutta la partita, di tutti i giocatori, ok? Il delta sarebbe la differenza che c'è tra la nostra skill e quella dei nostri avversari, i nostri compagni di squadra. Per le divisioni, molto semplicemente, se faremo abbastanza punti saliremo di punti, se perderemo ovviamente scenderemo. Vabbè, questo insomma è abbastanza chiaro, non c'era bisogno di scriverlo. Mentre se si passerà da una divisione all'altra, non da una sottodivisione, quindi non da oro 2 a oro 3, ma piuttosto da oro 1 a platino 3, si entrerà in una serie promozione chiamata, dove praticamente avremo bisogno di vincere 2 partite di fila, o meglio 2 partite su 3, per essere promossi alla divisione successiva, ok? Quindi se siete su oro 1 e volete arrivare a platino e state lì per farlo, automaticamente vi conterà delle 3 partite che farete. Se ne vincete 2 verrete promossi, altrimenti no. Ricompense, ragazzi, ricompense, si parla di ricompense, vediamo un po'. Allora, visto che la parte competitiva del gioco è proiettata verso la skill e le divisioni, loro non vedono il grind delle divisioni anche un grind per le reward. Benissimo, in un looter penso sia la cosa migliore da pensare. Non vogliono mettere pressione ai giocatori, per tutti quelli che giocano magari tante partite, eccetera, eccetera, quindi sembrerebbe che per salire di divisioni non porterà a niente. E sembrerebbe che l'unica cosa che loro vogliono fare è appunto cercare di far pushare quei giocatori che vogliono fare le comp, o quantomeno le ranked, semplicemente motivandoli a migliorare e salire di divisione. Lo dicono chiaro e tondo. Secondo punto, loro vogliono essere molto attenti a mettere ricompense che possono essere molto performanti in divisioni molto alte, ok? Questo per evitare che appunto c'è la solita disparità dei giocatori, che poi quelle ricompense lì non possono prenderle. Ok? Quindi Bungie, sta roba qui, ragazzi, non la fa più. Scordatevi delle beta shell, cose del genere, cioè. Bungie non le farà più queste cose, raga. Si ranca per la gloria, raga. Quello che potete fare, ragazzi, avrete dei moltiplicatori
per ricevere più engrammi del crogiolo. Se siete all'interno della categoria, della divisione, del rank bronzo, sarà un per. Argento 1.1, gold 1.2, platino 1.3, adept 1.4, ascendente 1.5. Vuol dire che ogni volta che prendete due engrammi in ascendente ne prendete uno in più. Poi c'è la rosa, ragazzi. Per quelli di voi che non lo sanno, la rosa era originariamente il progetto iniziale della Curio, che c'era, era un'arma leggendaria con pochi perk, che serviva per fare la quest della Culeo. Poi ovviamente tolta, sunsettata e tutto il resto. Tornerà, no scusate, non la Culeo, Illumina, Illumina, tornerà con ovviamente i perk aggiornati, random roll, eccetera 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 eccetera. E sarà un ibrido, perché sappiamo appunto che questo, che la rosa era molto snappy, molto veloce, e sembrerebbe che sarà comunque un 140, ma avrà il movimento di un 150, e quindi dovrebbe essere molto molto veloce. Già che lo scrivono così, potrebbe essere molto interessante. E in più i perk saranno disegnati apposta per il 3 contro 3, quindi presumo che avranno, che ne so, cose specifiche, PvP, che ne so, occhio del ciclone, eccetera eccetera. Come si otterrà la rosa? Ogni volta che faremo la quest iniziale per entrare all'interno delle competitive, una per character, quindi si potrà fare tre volte. E una volta a settimana si potrà prendere, sempre per personaggio, facendo la quest, cioè la sfida settimanale del crogiolo. Quindi adesso per esempio c'è da fare tre match, per esempio, sarà la stessa roba di adesso, solo che ci sarà la rosa come drop assicurato. Nelle stagioni post Lightfall, quindi dopo il DLC che arriverà a febbraio, cercheranno di mettere più cosmetici all'interno delle divisioni, delle ranked. Dovevano farlo subito, sinceramente, non farlo senza. Boh. Ste cose fatte a metà sempre, buggo, mannaggia a te. Già che metti un qualcosa di specifico, di unico all'interno della playlist, anche solo dal punto di vista estetico, già hai fatto qualcosa. Metterle così senza un cazzo proprio dentro mi sembra un po' una cazzata, però vabbè, non lo fanno per quello, però... Ok. E delle ranked, come vi dicevo, un pochino mi dispiace il fatto che non ci sono ricompense. Ma in game so benissimo che potevano essere un problema. Sono un problema. Non potevano mettere, che ne so, armi forti se arrivi ad ascendente o cose del genere. Quello sappiamo che poi l'esperienza di gioco per quelli che magari non ci arrivano è rovinata e non va bene. Però il fatto che loro dicano che post Lightfall, quindi dopo Lightfall, possono. C'è la possibilità che arrivino cose cosmetiche, un po' mi lascia così, perché spero che poi ci saranno quelli che dice che faranno il competitive, le divisioni e le ranked solo per il gusto di. Però siamo sempre all'interno di un looter, non è uno shooter normale Destiny, capisci? Non è COD. Anche su COD poi ci sono le cose da grindare per la roba estetica. Se non c'è la roba estetica, lo fai solo per il gusto di, manca sempre qualcosina. Comunque la direzione è quella, devono pushare in quella direzione lì, perché solo il rank, per quanto uno può essere tra virgolette PvParo, poi a un certo punto non è che basta sempre. Sì, dipende anche poi dal meta, di quanto ti piace giocare eccetera eccetera, però insomma vedremo. È comunque una novità, cioè le comp così allo stato attuale comunque non erano in condizioni di poter andare avanti assolutamente. Quindi il fatto delle ranked un pochino già si vociferava, il fatto che l'abbiano aggiunte ci sta. E vedremo un attimino con le ricompense, vedremo la rosa, vedremo più che altro il meta. A me sinceramente un po' spaventa il meta, perché se rimane così, a me sta roba con gli impulsi, le armi da supporto, a me fa un po' schifo. Personalmente, però so che piace a tanti di voi, quindi vedremo come andrà, ragazzi. Questo è quanto, andate in pace, speriamo bene queste ranked.